Ha chiesto di intervenire il deputato Vittorio Sgarbi, ne ha facoltà, prego. Non so bene cosa intendano i colleghi per coerenza costituzionale. So che in questo momento nel Paese non c'è lo stato di emergenza. Le persone ovunque si muovono avendo ritrovato la loro libertà. E l'epidemia, ai dati evidenti, che sono dati sanitari e non politici, ha dato segnali di abbandono della sua violenza. E come sappiamo tutti, e come io che ho avuto due volte il Covid, prima senza vaccino e poi con 3 vaccini, i dati che abbiamo sono di una malattia che non porta a morire, e per quelli che arrivano a morire il dato è il medesimo di prima che arrivasse il vaccino. Allora c'è una prospettiva sanitaria che è diversa da quella politica. Abbiamo un governo che vive sulla Luna, dove determina una serie di norme come quella che da oggi chi ha più di 50 anni non possa lavorare se non ha l'inutile Green Pass, la cui inutilità è dimostrata dal fatto che io che avevo il Green Pass rafforzato non ho sentito qui il presidente Mattarella perché al tampone sono risultato positivo e ho dovuto aspettare 7 giorni, benché al quarto fossi negativo, per avere attivato il Green Pass. Follie, fuori di ogni logica e contro i cittadini. Vorrò ora ricordare quello che è molto singolare in questo comportamento lunare, e cioè i versi del 34° canto dell'Orlando Furioso, quando Astolfo va sulla Luna con l'ippogrifo e vede che tutto quello che c'è sulla Terra c'è anche sulla Luna, e in diverse forme, in diverse fogge, e dice che una sola cosa c'è sulla Terra e non c'è sulla Luna, questa che vi leggo. Vide gran copia di pani e convisco, che erano, o donne, le bellezze vostre. Lungo sarà se tutte in verso ordisco le cose che gli furono qui vi dimostre, che dopo mille e mille io non finisco. Vi son tutte le occurrenze nostre. Sol la pazzia non v'è poca né assai, che sta qua giù e non se ne parte mai. Ecco, siamo in un mondo di pazzi, un governo di pazzi contro i cittadini. Sol la pazzia non c'è sulla Luna, né v'è poca né assai, che sta qua giù e non se ne parte mai. Non si può vivere in un governo di pazzi in un paese di sani, sani e liberi contro un governo che li vuole umiliati.